Sono entrato a 18 anni. Nella modestia della mia famiglia ho cresciuto un io ipertrofico. Sono entrato a 18 anni in un partito e tra le lacrime di molti sono presto diventato segretario provinciale. Esigevo così e così ho avuto. Il mio io ha eccitato sempre la lampada della mia mente. Divenni deputato. Bada, mi avvertì mia madre, se cadrai in disgrazia, la tua carriera si spegnerà di schianto. E infatti, dopo una legislatura, il partito mi licenziò brutale come deputato. Il mio io però, notte e giorno, tramò per rientrare nel potere. Fino a che, cuore mio, mi alleai con uno del partito, che, essendo nello Stato, mi poteva finanziare un grosso affare che, col cambio del governo, rischiava di essere trombato. Gli promisi che sarebbe stato confermato, come poi non fu, ma intanto in Oriente il mio santo io faceva contro legge un grosso affare, che presentai al mio partito come un amuleto. Cuore mio, ritornai felice tra le braccia del potere. Però, ahimè, un magistrato ha registrato me, il funzionario dello Stato e altri, e ci ha incastrati. Adesso soffro i domiciliari e il mio io ipertrofico non vuole credere che il suo sogno di potere era alla fine una bugia.